In Italia vivevano 1.065.000 minori nati da genitori stranieri nel 2016. Anche se loro sono nati in Italia, vivono in Italia da tanto tempo, vanno a una scuola in Italia, parlano perfettamente l'italiano e hanno amici italiani, loro non godono degli stessi diritti come tutti gli altri minori, perché non possiedono la cittadinanza italiana. Dalla fine degli anni 90 si discute di come si può cambiare il sistema della legge del 1992 per rendere più giusta la situazione per i bambini stranieri. La proposta è composta da due nuovi concetti, io soli temperato e io sculturei. Come si ottiene la cittadinanza secondo la legge del 1992? Se almeno uno dei genitori è italiano, il bambino nato in Italia è automaticamente italiano. Ma se i due genitori sono stranieri, il bambino nato in Italia non è automaticamente italiano. I minori stranieri nati in Italia possono chiedere la cittadinanza italiana solo dopo aver compiuto il 18° anno di età e aver vissuto legalmente e ininterrottamente in Italia. Il nuovo concetto Io sculturei è una strada per ottenere la cittadinanza tramite il sistema scolastico. Ma come funziona? Possibilità A. I minori stranieri nati in Italia o arrivati entro i 12 anni che hanno frequentato le scuole italiane per almeno 5 anni e hanno superato almeno un ciclo scolastico potrebbero chiedere la cittadinanza italiana. Possibilità B. I ragazzi nati all'estero ma che sono arrivati in Italia tra i 12 e i 18 anni potrebbero ottenere la cittadinanza italiana dopo aver abitato in Italia per almeno 6 anni e aver superato un ciclo scolastico. Con lo io soli temperato, la legislatura in Italia farebbe una differenza tra i minori che non hanno un genitore dall'Unione Europea e quelli che hanno almeno un genitore dall'Unione Europea. I minori con un genitore europeo diventano italiani automaticamente se uno dei due genitori è stato in Italia legalmente e se sono nati in Italia. I bambini senza un genitore europeo devono addizionalmente assolvere tre altre condizioni. Primo, i genitori non devono avere un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Secondo, i genitori devono mettere a disposizione un alloggio adeguato. E terzo, i bambini devono superare un esame di conoscenza della lingua italiana. In realtà, la trasformazione della legge è stata sostenuta dal Partito Democratico e approvata dalla Camera alla fine del 2015. Però esistono forti forze di opposizione, soprattutto da Forza Italia e Lega Nord. La legge potrebbe rendere possibili ai 1.065.000 minori stranieri in Italia di viaggiare, studiare e votare più facilmente. Per di più, renderebbe i minori stranieri accettati e uguali ai loro coetanei nei confronti dello Stato.